Ritrovati, eh, speciale Telesviva di oggi è, è dedicata alla CGL, sono nostri ospiti eh, cinque esponenti di questo eh, sindacato e eh, si è organizzata questa trasmissione per parlare dello eh, sciopero del 12 dicembre, lo sciopero eh, generale che eh, la CGL e eh, la WIL Ehm, hanno indetto per protestare contro la riforma del lavoro che oltretutto ha completato almeno il suo iter eh, parlamentare eh, qualche giorno fa e eh, anzi quando stiamo registrando siamo a, 20, a 24 ore eh, dal, dall'approvazione, dal, appunto ieri sera. Eh, dicevo la riforma del lavoro che ha concluso il suo iter eh, parlamentare anche se poi per diventare efficace deve aspettare i decreti attuativi quindi eh, credo che ci, saranno, eh, ci sarà bisogno di almeno eh, sei mesi. Eh, viene contestata un po' tutta, eh, tutta l'impostazione della legge in particolar modo si è discusso tantissimo eh, dell'articolo eh, 18 che con questa riforma eh, di fatto scompare. Per parlarne abbiamo eh, ospiti Luigi Antonucci che è il segretario generale della eh, CGL BAT, Angela Seccia eh, che è segretaria della eh, CGL BAT, non generale, il generale, è so. uno è il solo, il generale sei tu. Poi Concetta Muggeo, eh, segretaria della SPI, CGL, la SPI e il e dello SPI CGL eh, che è eh, il sindacato dei eh, pensionati, Daniela eh, Fortunato coordinatrice della Nidil BAT eh, che è il sindacato eh, che... Eh, I si lavoratori attivi... Sì, delle nuove identità del lavoro e eh, Tina Prasti, eh, segretaria della Filcams eh, BAT. Eh, la Filcrams eh, sono i lavoratori del commercio commercio, terziario, vigilanza, studi professionali. Tutti i precari del mondo stanno con voi. Entriamo <ride> nel merito della, eh, della trasmissione. Antonucci, sciopero generale il, il giorno 12. C'era un tempo in cui gli scioperi generali facevano cadere i governi. Oggi che cos'è uno sciopero generale? Beh oggi lo, questo sciopero generale è il momento massimo eh, in cui eh, le organizzazioni sindacali fanno sentire a chi decide o, come, o a chi ha il compito di decidere che su alcune questioni non siamo, non siamo assolutamente d'accordo e non si può, non si può ah. essere d'accordo. Eh, e quindi eh, lo sciopero generale è il sacrificio dei lavoratori per far sentire la. La voce delle, dei, degli stessi lavoratori e delle organizzazioni sindacali o dei corpi intermedi di questa società, corpi intermedi che eh, di fatto il, il governo ha spazzato via, non, vuole, non ha più voglia o ecco, intenzione di discutere. Eh, si ha la sensazione in questo brodo primordiale che è diventata la politica, dove? quasi non c'è più distinzione tra i partiti, c'è Renzi, poi ci sono i Renziani e gli anti-Renziani in modo trasversale. Eh, sembra quasi che eh, l'unica eh, opposizione, eh, op opposizione eh, istituzionalizzata eh, al eh, governo Renzi eh, sia la, la CGL e in eh, particolar modo eh, la FIOM, ma comunque la, eh, la, la CGL. Eh, vabbè, naturalmente sono i grillini, c'è la Lega, cioè ci sono delle parti politiche, ma la maggiore polemica e eh, eh, la cosa curiosa è che Renzi appare molto più eh, polemico nei confronti della CGL che non nei confronti di Grilli e della Lega. Eh, eh, guarda, questa... Questa posizione di opposizione istituzionalizzata, come l'hai chiamata tu, è una opposizione nostro malgrado. Noi ci siamo ritrovati a, a essere l'unica opposizione che scende nelle piazze per poter far capire a questo governo o al capo del governo, perché eh, di fatto non c'è un governo, eh, è solo lui che eh, fa e disfa eh, come come vuole. Siamo, ci siamo ritrovati in questa posizione che è anche molto scomoda perché poi alla fine ci fa dire a qualcuno che noi siamo un'opposizione politica, che il nostro sciopero è, una, è uno sciopero politico, <coughs> che ne, andare nelle piazze è un'andata un nelle piazze politiche. Voglio ricordare a chi dice queste cose che qualsiasi scelta si fa in qualsiasi momento della propria vita è politica. E quindi noi abbiamo fatto una scelta che è quella di dire che le norme che sono state approvate con l'ennesima fiducia al Senato ieri per la legge, per la de legge delega, sono norme, sono norme che, non, che non ci piacciono. Anzi, per fare una battuta eh, che ho sentito stamattina in una trasmissione radiofonica bellissima, dice come si dice quando viene approvata una legge? Viene licenziata la legge e mai, e mai parola fu così. Eh, azzeccata come, come in questo caso per la legge sul, mm. sul, sul nuovo mercato del lavoro. Guarda, io ieri in un'assemblea, me la sono scritta perché è stata, è stata veramente bella, spero di trovare il bigliettino, sì, trovato, un lavoratore durante l'assemblea mi ha detto e ha sintetizzato in quattro parole quello che è successo. Eh, praticamente questo governo ha stabilizzato la precarietà e precarizzato la stabilità. È esattamente questo. Quello che è, successo ieri, quello che è successo ieri ha cancellato definitivamente per il futuro da quel momento in poi, ma anche il fatto che si dice che è solo per i prossimi assunti può anche non essere vero, perché eh, siccome i datori di lavoro, o io ricomincerei a chiamarli i padroni, eh, hanno hanno eh, molta intelligenza. Chi mi dice che domani eh, il datore di lavoro, il padrone di una data azienda non decide di licenziarli tutti, di licenziarli tutti e magari poi di fare l'accordo o di trovare un accordo in cui vengono riassunti tutti quanti con il nuovo contratto? Può essere, può essere. Quindi da questo momento, chiunque, qualsiasi lavoratore, non ha più assolutamente la certezza di, di avere il giorno dopo un posto di lavoro o un lavoro. Non ce l'ha. Allora Antonucci, io eh, professionalmente io ho lavorato dieci anni in una televisione, in una testata giornalistica dove non veniva applicato l'articolo 18 e da 16 anni lavoro in questa azienda dove si applica l'articolo 18. E, ho avuto modo, diciamo, sulla mia pelle di vedere quanto grandi siano le differenze, perché poi non è, eh, anche se qui c'è piena concordia, diciamo, nel rapporto tra, tant'è che nonostante le, le difficoltà del, dell'azienda si sta cercando di superarli tutti insieme, mm. in, in piena concordia con uh, i sindacati uh, e con uh, gli editori. Quello che si è completato ieri ho la sensazione che sia una sorta di rivoluzione culturale. Si è passati da ciò che si diceva negli anni 70, cioè che eh, la parte sana del paese erano i lavoratori, e nella parola lavoratori si intendevano solo i lavoratori dipendenti, come se le partite IVA, gli imprenditori, eh, i professionisti, quindi, diciamo... Eh. I professionisti non fossero dei lavoratori. Allora, la parte sana del paese erano i lavoratori dipendenti, gli altri erano parassiti. Oggi si completa una rivoluzione a 360 gradi: dove i lavoratori dipendenti sono dei parassiti, no? che non solo lavorano, ma vogliono anche essere pagati. essere pagati, hanno questa pretesa, e la parte sana del paese sono. Eh, le partite IVA, diciamo i professionisti, gli imprenditori, quelli che rischiano, quelli che investono, quelli che vanno tutelati, eccetera, eccetera. Questa è la critica che fanno in molti. Su questo il sindacato ha delle responsabilità, perché eh, Antonucci, con, se noi facciamo un telestrada, no? Tutti parleranno in maniera molto critica nei confronti del sindacato. C'è cioè, questo rapporto amore e odio. Però quando poi vengono licenziati corrono al sindacato a chiedere eh, protezione, a chiedere aiuto e protezione. Allora c'è bisogno anche di una grande riforma del sindacato che lo, eh, che lo riporti ad essere un interlocutore credibile sempre del lavoratore, non soltanto quando viene licenziato o quando. Eh, diciamo subisce, del, ritiene di aver subito delle ingiustizie. Ma guarda, eh, che ci siano stati gli errori, degli errori delle, del sindacato, delle organizzazioni sindacali, ma io naturalmente parlo della mia, in questi anni, in questi decenni non c'è alcun dubbio, eh, perché forse in alcune situazioni abbiamo sottovalutato gli eventi. E, eh, non abbiamo espresso quello che poteva essere il potenziale de, di un'organizzazione come la CGL, che adesso ha quasi 6 milioni di iscritti. Eh. E eh, siccome so anche quella che mi potrà essere eh, detto, ma ci sono tanti pensionati, vero, c'è il 50% dei pensionati. Ma eh, facendo eh, la tara, eliminando i, i 3 milioni di pensionati, ci sono. 3 milioni di lavoratori attivi che sono iscritti a un'organizzazione sindacale. Io sfido qualsiasi altra organizzazione al mondo, tranne forse quella che era in Unione Sovietica, che ha tanti milioni di iscritti e assolutamente volontari, perché nessuno gli va a mettere una pistola dietro la schiena per, poter far iscrivere, per potersi iscrivere. È vero, abbiamo fatto degli errori. Ma siamo sempre, stati, siamo sempre stati degli interlocutori preziosi per tanti governi. Quando ci sono stati da fare degli interventi pesantissimi nei confronti dei lavoratori, eh, la CGL, la CISR, la UIL non si sono mai tirate indietro. Quando c'è stata l'entrata nell'Euro e c'è stato chiesto un sacrificio immane, la, i lavoratori, gli iscritti, i sindacati hanno partecipato a questa, a questa rivoluzione. Adesso, adesso, in un momento in cui, in un momento in cui eh, dobbiamo immaginare insieme come poter uscire da questa, da questa crisi, una crisi che certamente non abbiamo voluto noi. Una crisi che per, molti per molto tempo è stata assolutamente sottovalutata dai governi. Ci continuavano a dire stiamo uscendo dal tunnel, vediamo la luce in fondo al tunnel, i ristoranti e gli aeroporti sono pieni, eh, coprendo, coprendo con un tappeto, con quello che, che si voleva, tutto quello che stava succedendo. Adesso, adesso è scoppiato, è scoppiato veramente il bubone, è scoppiata la la disperazione di tanti lavoratori, che non vengono solo da noi quando, eh, quando sono licenziati. Guarda, io inviterei, inviterei quelli che parlano e dicono che il sindacato non ha, non ha più senso a stare una giornata, una giornata nelle nostre sedi. No, che addirittura sedi. è un danno. Sì, anzi ah, è <coughs> sì, un danno che abbiamo fatto, a stare una giornata nelle nostre sedi. Noi ci sono dei momenti in cui non facciamo solo i sindacalisti, facciamo gli assistenti sociali, facciamo i sacerdoti, eh, facciamo, facciamo tutto. Siamo, anche. Eh, in qualche caso forse potremmo anche farlo, ma eh, siamo diventati, siamo diventati una, un centro in cui si, eh, i disperati, gli ultimi, gli ultimi della, della società vengono, vengono a discutere. Eh, i lavoratori dipendenti, che in questo momento sono diventati quasi dei privilegiati, che hanno l'arroganza di avere un lavoro e, come hai detto tu, hanno una doppia arroganza di volersi essere pagati per il lavoro, per il lavoro che, fanno, che fanno, i lavoratori dipendenti sono quelli che stanno mantenendo questa società, la stanno mantenendo perché sono quelli che pagano le tasse fino all'ultimo centesimo, sono quelli che pagano tutte le tutto quello che c'è da pagare, senza di quei lavoratori dipendenti, senza di quei lavoratori dipendenti, questa, questa nazione, questa nazione avrebbe, avrebbe già dichiarato fallimento. E questa è la cosa che qualcuno deve immaginare. Solo una eh, riflessione prima di eh, coinvolgere eh, gli altri ospiti di questa, di questa trasmissione. Si è chiuso positivamente eh, l'avvertenza di, di Terni, mm. eh, ci saranno oltre 200 prepensionamenti, ma non ci saranno licenziamenti, quindi rientreranno circa 2.000 lavoratori, sì. eh, rientreranno al lavoro. Gli operai eh, di Terni sono quelli eh, che furono caricati dalla polizia a Roma, Onestamente, eh, negli ultimi 25 anni eh, di scontri con la polizia li abbiamo visti, studenti, eh, centri sociali, eh, black bloc eh, abusivi, cioè situazioni. Eh, polizia che si scontrava con gli operai. Non voglio dire dal governo, dai governi scelta, ma insomma era un bel po' che non se ne vedeva. Che segnale è stato? Beh, è stato il segnale eh, preciso di quella che è l'idea di chi sta governando nei confronti del lavoro e dei lavoratori. Attaccare dei lavoratori, picchiare dei lavoratori che erano lì semplicemente per. Eh, Tentare di salvare il proprio posto di lavoro e quindi il loro futuro e la loro dignità è il segnale che si era superata una, una barriera. Che si era superato un confine che, come hai detto tu, eh, era un confine che si era allargato sempre di più. No, eravamo abituati a, a vedere massacrati i, gli studenti, eh, ma gli operai no, eh, quello è stato un brutto segnale che però forse ha fatto capire a chi ci governa che si era superato quel limite, si era superato, tant'è che dopo quelle, dopo quelle botte eh, il governo ha cambiato completamente eh, modo di approcciarsi a quella questione, alla questione di, di Terni. Tant'è che eh, ha eh, riaperto le trattative, però, però... Senza la, la, il sacrificio di 36 giorni di sciopero dei lavoratori e senza l'intervento e la mediazione dei sindacati, quell'accordo, così come è stato fatto, non, non si sarebbe stato realizzato. Allora, Angela Seccia, eh, adesso veniamo proprio eh, poi al motivo della, della trasmissione. Come è stato organizzato questo sciopero? Parliamo del nostro territorio adesso. Eh, perché lo sciopero è nazionale, però poi ci sono varie manifestazioni eh, in varie città, e oltre a quella diciamo, eh, principale che si svolgerà. Eh, a Roma. Per ciò che riguarda la BAT invece la BAT, eh, abbiamo organizzato lo sciopero con la Will a Canusa di Puglia o 12 alle ore 10 ci sarà il concentramento in una piazza, faremo il corteo e faremo il comizio in un'altra piazza di Canosa. Nel frattempo ci stiamo eh, organizzando. Perché Canosa? C'è un motivo particolare, no? È insomma, giusto per. Sì. Perché aveva, abbiamo individuato Canusa come città, diciamo, mh, siccome negli ultimi vent'anni Canosa è stata un po' assente dalle scene sindacali, abbiamo voluto mm. valorizzare la città e dargli questa possibilità. Stava dicendo? Che stiamo organizzando Valentinazio, stiamo organizzando dei presidi durante le aziende, il 9, il 10 e l'11 pomeriggio sera saremo in piazza Canosa, con il 10 sera con un comizio pubblico eh, con tutte le nostre categorie e il 9 e l'11 con dei volantinaggi mirati a, a, far, a far sì che la manifestazione riesca bene, lo sciopero riesca bene. Che partecipazione vi aspettate? Vista la situazione insomma, in cui versa il Paese abbiamo buone speranze che questa, questo sciopero riesca bene. Il nostro intento è portare via ehm, il massimo degli operai. Ecco, per concentrarsi su, su Canosa, eh, dalle altre nuove città della provincia avete organizzato dei pullman? Sì, sì che partiranno da ogni città della provincia. Eh, mh, diremo in seguito poi gli orari e i concentramenti quali sono, però mh, abbiamo sì, so, tutto sotto controllo. Ecco, eh, avete, sapete già chi è che eh, terrà il comizio? No, dovete ancora. Dovete ancora... In preparatoria. stiamo organizzandoci. Allora, eh, Muggeo ha già fatto riferimento Antonucci sulla, eh, su una cosa che si dice di frequente. Si dice che alla fine la CGL è fuori dal mondo del lavoro perché la, una buona metà, se non di più della metà, dei suoi iscritti è rappresentata eh, dai, eh, dai pensionati. No, certo. Che cosa risponde? Eh, forse è vero, però si dimentica un particolare importante per noi, cioè questi pensionati, quindi questi 3 milioni di pensionati, sono stati i lavoratori di un tempo, sono stati quei lavoratori che hanno fatto sì, hanno combattuto hanno fatto sì che oggi siamo in questo momento, cioè mh, abbiamo ottenuto questi risultati. Poi la cosa che ci fa ancora più male è che questa categoria dei pensionati viene, lei lo diceva prima, al di là dei lavoratori dipendenti, è una categoria che ultimamente viene presa di mira perché viene, 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 viene eh, come dire, eh, paragonata a... privilegiati, perché ecco, ecco, poi quando si termine. è parlato di pensioni d'oro si eh, è notte, parlato sono... di 3.000 euro lordi. È eh come no. se fossero ricchi quelli io sono Ma sicuramente non io sono, lo sento, sono i veramente pens i pensionati che um. rappresentiamo noi, perché i pensionati che noi rappresentiamo, um, <coughs> la media appunto, anche vedendo i nostri pensionati iscritti, arrivano sia noi a 500 euro al mese, tra l'altro con questa crisi appunto sono quelli gli ammortizzatori sociali di questi nuovi disoccupati. Quindi oltre al danno anche la beffa quando ci accusano, anzi quando accusano i nostri pensionati che stanno rubando il futuro ai giovani, nonostante questo i pensionati stanno mantenendo lo stato sociale, come diceva appunto il segretario, che non sono solo i lavoratori dipendenti, ma anche i pensionati e grazie a loro che questa mh, crisi e eh, questo nostro paese non è arrivato al collasso. Quindi io voglio ricordare anche, mh, ieri c'è stata una bellissima iniziativa a Bari, dove è venuta la nostra segretaria generale Carla Cantone. Dove diceva due cose, pare tante cose importanti chiaramente, ma mh, mi hanno colpito alcuni. Noi, noi, quando dico noi lo SPI, i pensionati, c'erano quando è stato fatto l'articolo 18, c'erano quando eh, sono state fatte le battaglie, ci saranno anche oggi, insieme alle categorie insieme ai lavoratori attivi, perché noi pensionati, guardi io eh, quando partecipo ad alcune assemblee la cosa che mi, mh, mi tocca davvero è sentire la rabbia dei pensionati che al di là della loro diciamo, situazione siamo arrivati al punto che non si curano più per mantenere i figli disoccupati, ma li, si sentono proprio, se, esce fuori la loro rabbia non per la loro situazione, ma per i, per i loro figli per i loro figli, quindi loro dicono noi vogliamo scendere in piazza perché chiaramente il pensionato non sciopera, manifesta in quanto ha già un piccolo reddito o un reddito medio quindi loro proprio si arrabbiano e vogliono scendere anzi incitano, ci dicono noi dobbiamo scendere per i nostri figli per i nostri nipoti ehm, voglio concludere se ho eh, tempo ma i figli e i nipoti sì. l'avranno la pensione? ah sicuramente, <ride> io penso proprio di no noi ci ridiamo su però la cosa è veramente grave Secondo me non, non ce la faranno, perché tenga presente, con la legge Fornero mh, un lavoratore uscirà fuori dal mondo del lavoro a 70 anni. Come si fa? Come facciamo noi ad assumere i giovani se io decrepita Ma, arriverò a 70 anni a lavorare e non avrò spazio? Io faccio un altro ragionamento eh. Eh, che è la cosa che mi lascia più perplesso, lo dico anche ad Antonucci, è che... Eh, in una si dice ci dobbiamo dimenticare il posto fisso, ci dobbiamo dimenticare eh, un tipo di stabilità che abbiamo avuto sinora. Temo che sarà, eh, dice qui dobbiamo abituarci a cambiare lavoro, come se diceva certo. oggi faccio domani. Già oggi diventa difficile raggiungere... L'età pensionabile, certo. diciamo con il tipo di stabilità, in una situazione di maggiore precarietà, di maggiore libertà, di, dire, di licenziamento, eccetera, eccetera, eh, temo che sarà difficile, eh, in 40 anni di attività, mettere assieme anche 20 anni di contributi. Certo. Perché vedete, io. Eh, eh, quando hanno portato la, la, con la Forniro, si è portata l'età pensionabile a 67 anni. Per ciò che riguarda me, eh, sono restato abbastanza indifferente: nel senso che diceva Ennio Flaiano, fare il giornalista è sempre meglio che lavorare. Non è così, però, diciamo che non è proprio un lavoro usurante. Io in pensione non intendo andarci proprio, sino a quando la salute e il cervello mi accompagneranno intendo continuare a lavorare, potessi fare come Giorgio Bocca che arrivò a 92 anni e ancora scriveva. Ma qual è quell'editore disposto a tenere un vecchio rompiscatole no? che in redazione gli costa un sacco di soldi? rispetto diciamo, a giovani redattori che hanno voglia di fare, mm. eh, che, che certo. eh, sono pronti a scatenarsi nella professione, invece c'è Sacariatide che non si toglie davanti. Allora, è inverso, il problema è inverso, ma anche se andiamo in una fabbrica, anche se andiamo in una fabbrica. Prima di andare a dire al lavoratore che sta sulla giostra delle scarpe, vedi che devi stare in altri due anni, glielo devi andare a dire all'imprenditore che, che già ci aveva pronti due giovani apprendisti, anzi tre, da mettere al posto di quell'operaio che andava in pensione e che invece se lo deve tenere altri, altri due anni. Quindi la sensazione è che. Poi mettere assieme i contributi, perché dice mettiamo gli ammortizzatori sociali, benissimo, ma con il contributivo Infatti. non si risolve il problema, perché gli ammortizzatori sociali prevedono dei contributi figurativi certo. che non serviranno a, al conteggio, r, a, al conteggio diciamo, della pensione. A Scusate, economico. Ho voluto fare questa no, 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 digressione, ma, ma, ma concluda. Uh, ha fatto bene, quindi diceva appunto, um, mi ho perso un po' il filo perché. Quindi dicevo appunto tenere eh, la legge Fornero che ha alzato l'età pensionabile eh, voglio dire non, eh, perché poi mh, i nostri pensionati eh, o oh, non dimentichiamo che adesso abbiamo anche un'altra categoria lei lo accennava, parliamo degli esodati, quindi persone che comunque pronti per andare in pensione però purtroppo la legge Fornero li ha bloccati, quindi eh, insomma sono cambiate molte cose. Mm, io... Mh, ho perso un po' il filo, sinceramente. Sì, no, perché, vabbè, stavamo eh, eh, no, par parlando dell'importanza della presenza del significato della presenza dei pensionati, del dei pre presenza dei, pensionati. Dei pensionati a questo uh, sciopero del, 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 uh, del giorno 12. Noi, però, adesso ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, poi riprenderemo sì. il nostro giro di interventi per ascoltare anche le problematiche delle altre categorie che parteciperanno. Eh, a questo sciopero con manifestazione eh, della prossima cioè del giorno eh, 12 non posso dire prossima settimana perché questa trasmissione avrà delle repliche poi non ci troviamo ci fermiamo per un minuto di pubblicità bene siamo tornati in studio per continuare questo che è un programma della eh, CGL BAT eh, un programma eh, che stiamo eh, realizzando eh, per illustrare le motivazioni eh, dello sciopero generale del 12 eh, di eh, dicembre, eh, sciopero eh, che eh, per ciò che riguarda la provincia di Bardetta Andrea Trani avrà anche una manifestazione, un corteo con eh, un comizio eh, finale che si svolgerà a Canosa. Eh, abbiamo sentito nella prima parte della eh, trasmissione, oltre che in generale le motivazioni dello sciopero eh, da Luigi Altonucci, eh, segretario generale della CGL, BAT, eh, la fase organizzativa, come si è svolta e eh, diciamo, il ruolo della Spida, il sindacato dei pensionati, eh, che ha un peso importante all'interno eh, della CGL e che io eh, aggiungo... Eh, troppo, troppo spesso eh, viene eh, giudicato un po' come se è passata la festa Gabbati il Santo. Questi sono dei lavoratori che eh, interessavano sino a quando sono state parte produttiva del paese, adesso li teniamo là in attesa che muoiano e eh, eh, non, hanno, non, hanno non avrebbero più alcun, alcun ruolo, alcun senso eh, né di memoria storica. Eh, né di esperienza nelle attività produttive né di capacità di analisi di quello che è successo e rapportarla a quello che accadrà. Ma diciamo questa è un'altra eh, un storia. Daniela Fortunato, che cos'è il NIDIL esattamente? Allora, eh, il NIDIL è un acronimo che sta per Nuove Identità di Lavoro, mm. è mh, praticamente la categoria che... Ehm, racchiude ecco, i lavoratori atipici e quindi tutte le varie forme contrattuali esistenti. Che, ecco ehm, perché voglio ricordare che in Italia ci sono 46, 46 contratti sì. e, e eh, Renzi dice che con questo eh, verranno ridotti, eh, cioè sì, verranno sì, eliminati tutti. Da quello che ho sentito, l'unico che vogliono forse ridimensionare sono i Coco. -co -co. Gli co -co altri 45 e i Coco Pro. Gli altri 44 ah, non eh. se ne parla. Eh, eh, sì, eh, infatti si sì, è parlato. L'idea è quella di. Eh, praticamente eh, far diventare il, la modalità contrattuale prevalente eh, il contratto a tutele crescenti, che poi di fatto non abbiamo capito concretamente come si, come si, eh, cresce. Com come si cresce e quali tutele cresceranno e anche eh, in, in, in quali tempi, eh, perché da quello che è l'etimologia della parola stessa, a tutele crescenti, io più lavoro, più tempo impiego per, eh, nel mio posto di lavoro e più, più tutele ho, più diritti ho. Di fatto, se io eh, lavoro per una settimana, per due settimane avrò quale tutela, quale tipo di tutela per una settimana, due settimane? E quale tipo di indennizzo, quale tipo di risarcimento, considerato che potrò essere eh, tranquillamente ehm, licenziata senza un minimo. Di, di, di garanzia, perché poi di fatto l'articolo 18 applicabile o no era un deterrente per il, per il datore di lavoro, era un, un deterrente vero e una garanzia ecco, per il lavoratore, il fatto di, come diceva prima il segretario generale, eh, avere la, la certezza o perlomeno per ehm, la consapevolezza che il giorno dopo il mio posto di lavoro io ce l'avevo. È questa l'idea. Um, quindi um, quello che si è immaginato ieri, quello che, anzi più che immaginato, concretizzato ieri, eh, perché poi alla fine si parla di questo, è eh, proprio quello di eliminare, perché si stava parlando di eliminare due forme contrattuali, COCOCO CO e Cocco Pro, e far diventare proprio il contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, quello prevalente, quello. Il, il, quello eh, che si auspica sia ecco, il più diffuso e mm. che gli imprenditori le aziende possano applicare con più facilità considerato che non ci sono più quei paletti mm. che eh, la legge. Questo è un aspetto positivo. Sarebbe un aspetto positivo? Eh, assolutamente no, mm. perché a questo punto il ehm, come dire, si lascia libero arbitrio. No, rispetto al Cococo CO e al Coco Pro. Beh certo eh, noi non abbiamo mai visto di buon occhio eh, quelle appunto. due forme contrattuali perché eh, erano. Mi riferivo esclusivamente alle... rispetto a quelle forme, non rispetto alle altre. Non, non le abbiamo mai viste, anche noi le abbiamo contestate, abbiamo, ne abbiamo parlato, discusso eh, in categoria, in CGL, ma penso anche un po' eh, tutti ne hanno parlato, hanno parlato degli effetti negativi di, quei, di quelle due tipologie di contratto, quello no. Eh, però l'idea è quello di ehm, a mio avviso. Eh, precarizzare ancora di più e eh, forse eh, la, la sensazione eh, è quella che probabilmente questo contratto compreso anche il contratto a tempo determinato che ora è rinnovabile eh, nell'arco di tre eh, cioè, in tre anni per cinque volte e anche, anche in questo caso c'è questa modifica. Quindi l'idea è secondo me eh, quella di... Eh, o il rischio ecco è, è quello di far diventare eh, questo, questa nuova tipologia contrattuale un altro agli altri già esistenti. Quindi lei dice adesso diventa da 46-47 in realtà sì. anziché semplificare. Scusami, posso... posso sì. Quando eh, si parla di contratto a tempo indeterminato a tutte le crescenti... E eh, in una situazione come quella che è stata licenziata, fammi ripetere questa parola ieri sera, è una contraddizione. Perché un contratto a tempo indeterminato non ha un termine. Il contratto indeterminato, con la possibilità di licenziamento senza una giusta causa, non è più un contratto a tempo indeterminato. Perché io posso essere assunto oggi e licenziato domani. Quindi proprio la parola, l'idea dell'indeterminata è stata cancellata. Io vorrei eh, sottolineare questa, questa cosa perché quello su cui stanno, ah. facendo, stanno facendo la massima pubblicità, non c'è più, il contratto a tempo indeterminato è stato abolito per legge ieri sera. Allora, eh, è una mia sensazione, non ho elementi né statistici né ufficiali. Ma se c'è un settore eh, veramente in crisi, dove già oggi la precarietà eh, è enorme, dove trova rarissima applicazione l'articolo 18, quindi diciamo l'articolo 18 non c'entra, è proprio quello del commercio. Non solo del commercio perché io come categoria seguo eh, appunto la Filcams come diceva lei in premessa che comunque eh, si prende carico di tutte le problematiche del terziario commercio servizi di pulimento e quindi eh, l'anno scorso in questi periodi abbiamo seguito la grande vertenzialità a livello ministeriale eh, dei lavoratori appunto addetti al pulimento delle, delle scuole, eh, che non è ancora stata definita e quello è anche un settore che io lo vedo precario, nonostante abbiano dei contratti eh, che poi passano da un'azienda all'altra, ma ogni anno e di questi tempi i lavoratori sono già in fermento e forse subito dopo questo sciopero attiveremo anche noi altre iniziative di lotta perché comunque Uh, il MIUR riconosca quelli che sono i diritti di questo gruppo di lavoratori che su scala nazionale non sono pochi, sono tantissimi. Però uh, quella che uh, parliamo della vigilanza, che in questo grandissimo periodo di crisi è stata anche interessata perché uh, molte aziende stanno avendo uh, minore commesse, proprio perché non c'è uno sviluppo, non c'è un vero piano che eh, incentivi eh, il mercato del lavoro e eh, ci troviamo a discutere di casi integrazione che come categoria e come CGL, soprattutto come confederazione, stiamo cercando di non prendere in considerazione, ma stiamo puntando più sui contratti di solidarietà. Però questo va comunque a ledere il lavoratore, che si vede comunque eh, diminuire eh, il pacchetto retributivo e non solo ma soprattutto vede i soldi dopo un anno uh, se gli va bene diciamo di no perché so. là dove riusciamo cerchiamo che sia l'azienda ad anticipare la quota IMSS però non sempre, anche è anche vero che non sempre ci riusciamo, è chiaro però uh, è una categoria quella che seguo io che interessa soprattutto anche i cosiddetti contratti atipici io mi sono trovata a discutere con delle aziende che applicavano i voucher su dipendenti che lavoravano lì da anni, cioè da oltre 10-15 anni. Quindi li assumono, li assumono a tempo determinato, li tengono lì un po', poi li licenziano, poi magari fanno anche dei verbali transazione pseudo-obsoleti, va bene? Poi dopo li riassumono con i voucher, considerando il pacchetto massimo eh, per i quali possono essere assunti, poi di nuovo licenziati, li tengono lì fermi a neri, però con questo stato di crisi io non ho mai sentito un'azienda, se vogliamo ritornare sull'articolo 18, che non assume perché c'è l'articolo 18, non assume perché c'è crisi, perché non c'è richiesta di commesse, perché non è stato sviluppato il mercato del lavoro, non è stata fatta una buona manovra che incentivasse lo sviluppo del mercato di lavoro. E non parliamo poi dei controlli a distanza che è, è quella che più va a ledere se non ad annientare la dignità dei lavoratori. Io ho visto in un paese europeo come funziona il controllo a distanza e io direi al signor Renzi a questo punto farebbe meglio a mettere un cappio al piede al lavoratore, a me il lavoratore sa che di là non si deve spostare. Torniamo alla rivoluzione industriale, insomma, l'uomo legato eh, alla macchina. Ma sarebbe preferibile! <ride> Legati no, alle macchine tessili. sì. sì, sì. sì. No, sarebbe, 1800. Preferibile, sarebbe preferibile preferibile. Perché il lavoratore è lì attento a non spostarsi da dove è l'inquadratura eh, della telecamera, perché se si sposta un attimo e il datore di lavoro che magari è a 50 km sta facendo altro, sta facendo la pizza con la famiglia, si sta divertendo e il lavoro di poco si è spostato e non viene inquadrato, subito lo chiama e scatta il licenziamento. Noi nonostante abbiamo l'articolo 18 abbiamo ancora serie difficoltà affinché vengano applicate le normative contrattuali. Eh, io ho dovuto firmare un verbale, eh, diciamo, una contrattazione di secondo livello con un'azienda, non faccio nome giustamente, perché venga riconosciuto, glielo dico così, come eh, elemento diciamo, di considerazione affinché venga riconosciuto il tempo del cambio della divisa come orario di lavoro che è una questione contrattuale e a discutere e a disquisire sui minuti per il cambio, cosa che mi è stato riferito dall'azienda, ma com'è È cambiata la normativa? No, c'è sempre stata. Questa come le altre. E stiamo parlando di questo, non stiamo parlando dell'articolo 18. Se poi vogliamo parlare del demansionamento perché ti sono antipatico o perché io mi sono iscritto alla CGL. E anziché fare eh, lì il dirigente, l'impiegato, il, diciamo, il quadro, perché magari ho studiato tanti anni per aver diritto a quel tipo di livello e di mansione, e perché magari ti sto chiedendo, ti sto pretendendo i miei diritti, e tu mi demansioni e mi fai pulire i pavimenti. Ma di che stiamo parlando nel 2015? Tutte cose che vanno a ledere, non a ledere, a distruggere la dignità del lavoratore del lavoratore perché l'azienda ce l'ha l'arma per far fuori il lavativo ce l'ha l'arma non ha certo bisogno dell'articolo 18 per disfarsi di chi non vuole lavorare quindi non parliamo di cose che non esistono allora eh, Antonucci noi siamo quasi in conclusione della eh, della, della trasmissione sull'articolo 18 si è detto di tutto di più e io oggi non voglio stare a scimmiotare le trasmissioni eh, nazionali che ne hanno parlato eh, sempre con le stesse eh, argomentazioni. Voglio soltanto ricordare che è un articolo che riguarda, credo, il 5% delle aziende, quindi diciamo una, una quota marginale, il 95%. Il vero problema è che il commerciante, se vende la giacca, assume il commesso. Se non vende la giacca, noi gli possiamo togliere l'articolo 18, 19, 23, 72, dare i numeri, possiamo, possiamo farci gli occhi a mandorla per essere cinesi, possiamo, quello poveretto dirà alla moglie, scendi in negozio qualche ora a darmi il cambio. Va bene, perché mi devo stare io tutta la giornata? Perché non me lo posso permettere? Perché la giacca non si vende. Allora, per fargli vendere la giacca, che cosa deve accadere? Ah, che ci deve essere una ripresa eh, dei consumi. È certo. la ripresa dei consumi. Come deve avvenire? Perché poi questo è il vero oggetto del contendere nel confronto tra il sindacato e il, e il governo. Il governo è convinto che il lavoro si rilanci rendendo più conveniente eh, per l'imprenditore l'assunzione, trascurando che ci sarà sempre un cinese, un rumeno, un extracomunitario che eh, è disponibile a fare quel lavoro, poveraccio, a meno, e chi invece dice che eh, se non si rilanciano gli investimenti, la ricerca e eh, le assunzioni non riprendono, quindi non riprendono i consumi. Guarda, hai fatto praticamente la fotografia di quello che è, è, la, nostra, è la nostra discussione. Eh, questo articolo 18 è stato utilizzato eh, solo per creare confusione, perché i veri problemi, i veri problemi erano esattamente quello, quello che hai detto tu. Eh, se io non ho i soldi in tasca, io non vado a comprare e se non vado a comprare il commerciante... E dirà alla moglie vieni tu e licenzia la commessa e se il commerciante non fa l'ordine all'azienda, l'azienda non, non, non avrà più la possibilità di poter fabbricare le cose che servono e quindi non ha più bisogno dei dipendenti. Il vero motivo è questo. Però tutta questa, tutta questa storia deve arrivare a una questione, quella della contrazione dei salari dei dipendenti perché eh, non, eh, il, il vero problema è che si è dato ai, ai datori di lavoro, ai padroni, la possibilità di dire al dipendente mi costi tanto, eh, vuoi continuare a lavorare? La metà, vuoi continuare a, a lavorare? Devi lavorare al, un, in parte a nero, vuoi continuare a lavorare? C'è un'azienda, c'è un'azienda che ha un sacco di dipendenti, che quando il giorno di paga i dipendenti vanno a riscuotere l'assegno e riportano indietro al datore di lavoro la metà di quell'assegno. Questi sono i datori di lavoro, gli eroi che il, ministro, che il primo ministro ha detto, questi sono gli eroi, sono i lavoratori che per continuare a mantenersi quello stato quel posto di lavoro, quel privilegio come è stato detto da qualcuno devono riportare indietro la metà del loro salario questo è. e questo significa che non potranno spendere la metà di quel salario e la cosa si reiterà continuamente allora o si fanno degli investimenti o si fa una politica industriale o si dice a chi guadagna di più paga di più oppure hai voglia mo, eh, a, a dare tutti i numeri di questo mondo 18, 20, 2.000 o 5.000, no, non usciamo, e non è una questione di gufi come può pensare qualcun altro, eh? anche perché insomma io non parlerei mai male dei gufi visto che è il mio animale preferito in assoluto, forse c'era già una vecchia, una vecchia storia, ma non è una questione di gufi, è una questione di realtà, è una questione di realtà. Noi non usciamo finché non facciamo un intervento vero, serio nei confronti dei salari e nei confronti della, della politica industriale, che, politica industriale che è stata desertificata, questa è. Noi non usciamo, noi abbiamo tutte le voglie di uscire. Noi non siamo quelli che scommettiamo sulla sconfitta dell'Italia, noi siamo quelli che vogliono scommettere su una grande vittoria perché solo in questa maniera riprendiamo il lavoro, riprendiamo il lavoro e riprendiamo anche la crescita. Ma se, se l'idea è questa qua ed è un'idea che è stata fornita integralmente da Confindustria, che è l'unica che ha detto che questa legge gli va benissimo, beh allora questa è. Questa è. Siamo alla fine perché i, eh, i cittadini e i lavoratori devono partecipare allo eh, sciopero del giorno 12. Qual è la sua efficacia? Far perdere una giornata di retribuzione a chi vi partecipa o ottiene un risultato, pensate di ottenere un risultato concreto? per il quale vale la pena perdere quella giornata? Eh, noi siamo convinti, insieme ai nostri colleghi della WILL, che vale assolutamente la pena, e vale assolutamente la pena perché in Italia non si può immaginare che c'è qualcuno che decide in alto e c'è tutto il resto del mondo che obbedisce supinamente a queste, a queste decisioni. Noi siamo contrari, i cittadini sono contrari, i lavoratori sono contrari, i pensionati sono contrari a questa eh, legge e a queste leggi, perché non è solo la questione del, del mercato del lavoro, c'è anche la questione della, della legge di stabilità eh, che sono state messe insieme: sono state messe insieme quando si parla, quando si parla di ripristino della spesa e tu per quelli che vogliono mettere il TFR in busta paga gli fai pagare dal 23 al 30% la tassazione, li stai fregando li stai fregando, gli stai mettendo qualche centesimo in mano per poter dire spendili, ma quelli devono spendere, quei soldi vengono spesi per pagare le tasse e, gli, e, le, e tutti le tari, le tasi e tutte quelle cose che finiscono in asi che è la, è la questione, tutta questione tasse li spendono per quello Vale la pena perché lo sciopero generale serve per far sentire la voce di quel che in questo momento la voce non ce l'hanno. Serve, serve perché non, qualcuno non deve pensare di poter eh, calpestare senza colpo ferire la dignità, il futuro di tanti lavoratori, di tanti pensionati e di tanti giovani che il futuro se lo vogliono costruire e si costruiscono un futuro andando all'estero, si costruiscono un futuro andando all'estero, si costruiscono un futuro tanti ricercatori andando a fare le ricerche all'estero e poi alla fine sappiamo che negli, negli Stati Uniti, nelle università americane fanno tante scoperte e qui invece qui invece vengono cacciati vengono cacciati io guarda, ultimamente sto ascoltando tanti lavoratori nelle assemblee che sto facendo e mi dico ognuno di loro ha almeno un figlio che sta o al nord o all'estero al all poi ci sono Inghilterra, Spagna eh, Germania, le nazioni più gettonate ma ce n'è qualcuno che è andato fino in Australia per tentare di trovare qualcosa bene, ci possiamo fermare qui eh, ricordo eh, venerdì 12 dicembre: eh, sciopero generale e manifestazione a Canosa. Con corteo che partirà alle, alle 10, alle 10 eh, per poi concludersi in piazza Vittorio Veneto a mezzogiorno, dove Bene. ci sarà eh, un comizio conclusivo. Eh, io ringrazio Tina Prasti. Daniela Fortunata, Concetta Muggeo, Angela Seccia e naturalmente eh, Gigi Antonucci per essere intervenuti alla nostra trasmissione. Grazie anche ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortesia attenzione, a risentirci.